spaccando tutto. Vedi qui. Visto. Posso? Revived depressed areas and brought art to a whole new audience. But what Iago, an internationally famous sculptor, does can be seen as revolutionary. Ormai tutti quanti parlano di lui. È considerato il miglior scultore al mondo ed è riuscito a far diventare l'arte virale. Ha da poco lasciato il suo atelier di New York per trasferirsi a Napoli, dove vuole stravolgere un'intera città. Siamo quasi arrivati. Mi sento un po' come Julia Roberts in Mangia Pregama, che si perde tra le viuzze di Napoli. È meravigliosa, non venivo qui da anni e ogni volta mi stupisce la sua bellezza. E stiamo per arrivare in realtà nella chiesa nella quale è custodita l'opera forse più famosa di Iago, che è il Bimbo Velato, e dovrebbe essere in questa chiesa qui. Buongiorno. Posso? Puoi accedere la luce. Grazie. Che fortuna avercela tutta per noi. Il tessuto sembra reale, sembra vero. Sembra un panno bagnato sul bambino. E poi l'interpretazione è infinita, può essere qualsiasi cosa. Può avere un'interpretazione religiosa, può avere un'interpretazione drammatica. È bellissimo. Andiamo a trovare nel suo laboratorio perché mi sono venute un bel po' di domande da fargli. Sono 9.32, appuntamento a 9.30, io ci sono, almeno per una volta sono in orario. Sto per incontrare Iago, il nuovo Michelangelo. In realtà mi ha dato appuntamento davanti al suo studio, però è una chiesa. È arrivato. Ciao, bello. Ciao, caro. Bene. Prego. Messo. Prego, avanti. Wow. Questo è il tuo studio. Esatto. Come si chiama questa chiesa? Questa è la chiesa di Santa Spreno ai Crociferi. È praticamente la chiesa che si trova all'ingresso dei Vergini, quindi tu da qui, proseguendo la strada, arrivi fino, insomma, sei nella sanità. La tua quotidianità com'è? Entri? 9, 9 e mezza? La mia quotidianità è che tento di svegliarmi molto presto la mattina, perché la mattina l'oro in bocca, e quindi mi sento molto più produttivo se mi sveglio presto, alle 6, diciamo. Questo dipende da quanto oltre vado la sera prima. Esatto. E dopodiché faccio una colazione al volo al bar qui di fronte, che amo molto, e poi inizio a lavorare. Quello è il tuo ufficio principale, no? Sì, quello sarebbe l'ufficio, adesso è impolverato. Sembrano quei luoghi abbandonati da secoli, no? Sì. Dove in realtà l'altro ieri era pulito, poi ho iniziato a lavorare e questa è poca di quella polvere che ho prodotto. Tutta una grande maggioranza viene aspirata. Visto che ho la fortuna di essere qui con puoi te. Puoi vedere una... Ah, mamma mia, già ho capito. Tira, vai, scarta te. Ho già i brividi. Forse io ti ho conosciuto grazie a questa. Ah, sì? Sì. Però questa ha una storia incredibile dietro. Immagina che te fai un'opera che ti è costata sudore, fatica, impegno. A un certo punto decidi di distruggerla, cioè di rimetterci mano, e lo fai quando l'opera stessa, che ne so, ha vinto un premio, è stata esposta in un luogo importante, perché le opere, come le persone, hanno un curriculum, e rispetto al curriculum hanno un valore, no? E quindi io, dopo che quest'opera ha fatto questo percorso, io ho deciso, quando il Papa si è spogliato, ho deciso di reintervenire sull'opera stessa. E mi ricordo quando
Quando successe che il Papa si dimise, mio padre mi mandò un messaggio dicendomi: il Papa si è spogliato. E allora lì mi è venuta l'idea di spogliarlo, anche perché quell'opera, la prima opera che avevo fatto, mi faceva abbastanza schifo, in quanto era una commissione, che io ho fatto una cosa che mi riguardava molto poco. Ero in un periodo in cui avevo iniziato a scolpire la pelle sul marmo, e quindi vedevo quella cosa che era così sterile, lontana da quelle che erano le mie ambizioni, i miei desideri, non mi apparteneva minimamente. Allora vedevo in questo la possibilità di portare invece quell'opera al livello, no, che io, al quale io ambivo. E allora semplicemente l'ho fatto. Poi quando dissi a mio padre: guarda, ho intenzione di spogliare, no, di scolpire nuovamente la scultura, mi ha detto: ma sei pazzo, fanne un'altra, giustamente, no? E io gli ho fatto vedere la foto con cui l'avevo già fatto. C'è della religione dentro le tue statue o sono gli altri che la vedono? No, devi essere tu che vedi le tue cose. Non mi voglio minimamente permettere, oggi soprattutto, non ho la necessità di voler per forza collegare il mio lavoro, nonostante nasca o viva o vada a finire in determinati luoghi, collegarlo ad un pensiero che sia assolutamente quello, perché oggi in una chiesa ci può entrare chiunque, ma semplicemente perché è un bel posto, ma la bellezza non è sacra. Questo forse è una delle tue sculture che più mi motiva e mi ispira, perché in realtà, se non sbaglio, questo fa parte di quelle opere che tu hai estratto da scarti. Sì, questi sassi io l'ho presi dal fiume e ho fatto un percorso. Con questi primi sassi, che erano il mio materiale gratuito, io ho lavorato lì sul posto e le finivo lì le sculture, quindi stavo per 2 settimane, eccetera, eccetera. Anche perché avevo il limite che non avevo un grande posto dove lavorare, non avevo i mezzi, economicamente zero, e allora dovevo riuscire a creare un valore non avendo nulla. E questa è la base, diciamo, di partenza, no? Capire come creare un valore non avendo nulla. Perché qualcosa ce l'abbiamo sempre. E può essere le nostre idee, possono essere le nostre mani, no? Con un telefono puoi fare un video. Non è che ti devi lamentare del fatto che al cinema usano delle camere importanti. Se hai l'idea giusta da mettere all'interno, puoi arrivare attraverso un video intelligente a tanti interlocutori e magari a chi poi ti sponsorizzerà. Questa la potrei toccare o... Cioè, si possono toccare? Sì, poi devi lasciare 50 euro all'entrata perché per pulire. No, la puoi toccare, la puoi, sì, toccare. Guarda, la tocco prima io. E qua l'hai lasciata grezza. E qui è la polvere che ho prodotto. Quindi vedi, qua scende, sì, la polvere. Però non tutte le puoi toccare, giusto? E perché che succede? Che quando tu tocchi una scultura, la nostra pelle è grassa, è acida, e quindi c'è presente le sculture rinascimentali, a volte hanno il naso nero, anche quelle del passato, perché le persone toccano, e quindi il grasso va là dentro, poi diventa nero, eccetera, eccetera. Queste sono le opere che sono ritornate da New York, ti faccio vedere che c'è dentro. Non si può aprire più di questo, ma... Wow! Come si chiama questo? Homeless. Perché a New York ho fatto questa esperienza che praticamente è un luogo dove i senza tetto stanno ad ogni angolo, cioè una cosa è terribile, no? E a un certo punto quasi non li vedi più. Tu cammini in strada e non le vedi più quelle persone. Ok, sono parte della vegetazione. E allora... ho pensato, ma quindi il problema qual è? Perché non le vedi più? Perché non vedi il bambino che c'è dietro? Cioè, se tu potessi immaginare che quelli sono stati dei bambini bellissimi da piccoli, immaginati appena nati, no? Quando belli, i bambini sono tutti belli, no? Immaginati quello stesso bambino buttato per strada, abbandonato. Questa l'abbiamo, è già aperta, ce n'è una che vuoi aprire insieme a me adesso? Si può aprire qualche? Ti immagino già quando le apri, sai come nei film quando arrivano le opere si che aprono? Che si può aprire insieme a te? No, cioè, una no, che vuoi tu. A parte questa qui che è già aperta, la puoi toccare questa. Questa era uno scarto pure? Questo, no, in realtà no, questo qui l'ho scolpito proprio io come se fosse naturale, quindi è un corpo, questo è un corpo. Sì, 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 completamente, certo, inserito all'interno della pietra. A me piace, quando mi dici il che c'è uno scarto... Il corpo di Michela Ruggeri, sì? Il nome e cognome, sì. È la mia fidanzata. Ah. Sì. Ecco. È così piccolo. Io la devo ringraziare, diciamo, per la pazienza. Ah.
sì. Che questo è il tuo avambraccio. Sì. Dietro di te c'è forse l'opera che... la mia preferita. Ma addirittura? Sì, perché è la statua più, credo, anacronistica che, almeno per me, c'è qua dentro. Non so come si chiami, però io ho visto che tu hai messo un hashtag su Instagram che è Antiviral Art. Sì, e mi è piaciuto un casino, perché è completamente l'opposto di tutto quello che si fa vedere adesso. Il fatto qual è? Che la domanda è: quando è che una donna è Venere? Se una donna è Venere sempre, no? La venustà è uno stato dell'essere, quindi io riconosco chiamiamola decadenza, diciamo, di un corpo che subisce l'influenza del tempo, io riconosco una bellezza, riconosco un fascino, ho capito che effettivamente l'eleganza non è quella di indossare il vestito giusto, ma di come noi indossiamo il nostro corpo. Una persona che indossa bene il proprio corpo, che sta bene con se stessa, che è consapevole, no, di essere quello che è, di essere, è sicuramente elegante. E siamo arrivati all'opera maestra. In realtà è l'opera sulla quale stai lavorando adesso. Questo è il modello in gesso che nasce dal bozzetto in argilla, che poi verrà tradotto in marmo, quindi lì ho il marmo che contiene, no, la scultura. Ma sai, io non sapevo questo passaggio, cioè tu hai dovuto fare prima il bozzetto, che è questo qui, che è argilla. Prima ho fatto un disegno, perché sai, magari non ne avevo bisogno, però c'era la necessità di mostrare ad altri interlocutori per far capire, quindi è chiaro che devi fare un disegno, devi fare il modellino, il bozzetto, quello serve a me per capire poi effettivamente quali sono le dinamiche del lavoro, no? Come funziona esteticamente. E poi è anche chiaro che cambia, quindi da quello al modello in argilla, più grande, grandezza naturale, e il calco in gesso, cambiano delle cose, perché ti confronti con dimensioni diverse, soprattutto passa del tempo e tu fai dei ragionamenti e quindi cambia la cosa. Ma questo è anche il bello. Nel marmo cambierà ulteriormente, perché mi lascio un grado di libertà molto ampio che mi permette di aggiungere, di modificare delle cose, dei dettagli che poi sono quelli che fanno tutta la differenza. Però c'è un chiarissimo riferimento a Michelangelo, o no? Quello che posso dire è che purtroppo è un malcostume generalizzato della contemporaneità, di questo periodo storico, è che i punti di riferimento, identificarsi con qualcuno che ha avuto dei risultati importanti, è quasi sbagliato. Cioè, noi dobbiamo essere dei mediocri, dobbiamo essere degli umiliati, no, degli umili, no? Facciamo questo fraintendimento tra umiltà e umiliarsi, no? E me lo ripeto in continuazione, invece credo che bisogna, soprattutto i giovani, debbano avere dei punti di riferimento importanti e cercare di emularli, chiaramente positivi ci si augura, ma succede anche il contrario. E quindi dire, se domani viene un ragazzino e dice io voglio diventare bravo come te, io gli dico no, tu devi diventare molto più bravo di me, ok? E fa bene ad avere un punto di riferimento. Fa bene a dire io voglio diventare il nuovo Leonardo da Vinci, perché da lì in poi si deve impegnare per confermare quella cosa. Di solito quelli che non apprezzano questo modo di fare sono i mediocri. Ok, adesso inizio a fare rumore. Adesso io ho in mente una cosina, perché la tua storia parla di coraggio, parla di audacia, e io forse mi spingerò un po' troppo, però ci provo. Voglio farti una proposta.
Te dico nell'orecchio. Così? Affari tuoi. Affari tuoi. Via. Questa è una subbia. Serve per sgrossare. Ma pensi che io non sappia che questo è... Cioè, siamo colleghi. Non lo dicevo per te, lo dicevo per chi era in ascolto. Certo, ragazzi, è una subbia. Questi sono fashion. Sì. Maestro, sei sicuro di quello che mi stai facendo fare? Guarda, hai questa porzione qui di spazio. Cioè, gli posso dare forte quanto voglio? Prova. Stai spaccando tutto. Ti faccio vedere una cosa? Sì, dai, fammi vedere poi. Il cuore che rumore fa? Pum pum. Tutto. Tutto. Perché io lavoro in quel modo, quindi faccio un colpo di assestamento e un altro di rottura. Vedi come sta? Visto? Questo te lo regalo. Grazie. Perché l'hai fatto te? Questo sì. C'è qualcosa che mi incuriosisce chiederti, perché io sto cercando di trattare la felicità, però ho letto tante volte che per creare arte bisogna ritrovarsi in un momento di assenza di felicità. Lavoro per 9 mesi. È impensabile che tu possa essere attraversato da un solo sentimento. Certo, chi ci riesce, buon per lui. Io sono un vulcano di cose che accadono in contemporanea. Ho 2 sentimenti contrastanti che emergono in uno stesso momento. Quindi non escludo nulla. Semplicemente stanno lì le cose e io le accolgo. Anche perché non potrei fare altrimenti. No? E qui mi serve su un piatto d'argento la domanda che sto facendo a tutti quanti in giro per il mondo. E appollaiato su probabilmente una delle tue opere, spero, più grandi e più importanti, ti chiedo, cosa vuol dire essere felice per Iago? Non è che la felicità è più importante delle altre cose, no. Ha un valore proprio perché noi facciamo esperienza anche delle altre cose, quindi quanti importanti sono. No, il nostro avversario su un campo di calcio, no? È l'opportunità che abbiamo di provare a noi stessi il nostro livello, senza di lui, cioè, quindi dovremmo ringraziarlo. Quindi chi gioca questa partita, sapendo che c'è chi vince e c'è chi impara, fa qualcosa, diciamo, che partecipa alla sua crescita personale. Chi pensa che esistono vincenti e perdenti, si allontana dalla comprensione. Invece a questo mondo c'è chi vince e chi impara, ma chi vince e chi perde. Chi perde è chi non partecipa. Quindi la felicità, così come la mancanza di felicità, entrambe partecipano a questo viaggio che stiamo facendo. Io ho come la sensazione che oggi io abbia passato una giornata con un personaggio storico, uno di quelli che si studieranno nei libri. Io ero qui con lui a bermi un caffè, a visitare privatamente il suo studio. Mi sono sentito testimone della storia contemporanea che si compie. E attraverso i messaggi che Iago libera dal marmo, la sua storia diventa eterna.